E quindi noi dobbiamo, con questa presenza, gridare con forza che siamo per la pace. Vogliamo la pace e noi la manifestiamo anche sotto la pioggia. Perché la gente che non ha un sentimento, non ha amore, ma un odio per quelli che sono diversi, per quelli che temono che possono prevaricare secondo le proprie idee, secondo la propria religione, rispetto ai propri valori. Noi dobbiamo insegnare ai nostri piccoli, così come ben fanno i vostri insegnanti, che va tutte le mie congratulazioni per aver messo sopra questa brillante iniziativa, perché è dal basso, dai piccoli, che noi dobbiamo educare all'insegna della pace, della convivenza, dell'amore e del rispetto. Il rispetto significa amare, significa generare quel germe positivo di convivenza, di solidarietà, di affetto, che può
siamo, la differenza di guardare una persona con il colore della pelle diversa, di guardare una persona che non ha la stessa potenzialità economica, di guardare diverso e in maniera diversa coloro i quali hanno un momento di sofferenza, anche quella dobbiamo abbattere, il muro dell'ignoranza. Con questa manifestazione noi dobbiamo innalzare la cultura della pace e del rispetto, e oggi, cari bambini, voi state insegnando a noi adulti che cosa significa la pace, che cosa significa la non violenza, e per questo io vi ringrazio per aver tollerato questo clima che oggi non è tanto favorevole. Anche da lassù il nostro Signore oggi, in questa giornata memorabile della Shoah, con questa pioggia probabilmente il Signore sta piangendo per i crimini che l'essere umano ha fatto nei confronti dei propri fratelli. Abbattiamo la guerra, innalziamo la pace. Viva Foggia, viva gli italiani, viva il mondo, viva l'umanesimo! Grazie sindaco. Ragazzi, un applauso più forte, manifestiamo con tutto il coraggio e con la dignità che sempre ci distingue la forza di questo messaggio del no alla pace. Noi continuiamo con la nostra
per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Grazie a tutti.